È uno dei cardini fondamentali della Chiesa Cattolica, onorare i propri cari defunti perché la vita prosegue anche dopo la morte. Noi crediamo che la morte non è la fine di tutto, ma il passaggio a un'altra forma di vita di cui ci sfuggono i segni distintivi, ma noi sappiamo, la nostra fede ci dice che la vita terrena è soltanto una parte, una piccola parte della vita, quella che si scrive con la lettera maiuscola. E quando sarà concluso il ciclo di questa vita terrena ci aspetta un'altra vita. Non sappiamo come, in che forma, ma le fonti della scrittura su questo, della Sacra Scrittura su questo sono inequivoche. E se siamo cristiani è perché crediamo, sappiamo che Gesù Cristo, risorgendo da morte, ci ha consegnato un'altra prospettiva di vita, che è la vita eterna. A ribadire con forza questo concetto ci ha pensato il vescovo di Andria, Monsignor Luigi Manzi, durante il tradizionale appuntamento con la celebrazione religiosa per la giornata dedicata a tutti i defunti all'interno del cimitero comunale, un momento come ogni anno di particolare significato e come ha ricordato lo stesso pastore della diocesi andriese, questa celebrazione avviene praticamente da sempre, perché nei confronti dei defunti si sente forte la necessità di ricordo e preghiera, un momento che aggiunge però speranza al ricordo. Soprattutto di speranza, soprattutto di speranza. Il dolore è inevitabile quando ci separiamo da persone care che ci lasciano, ma il dolore è stemprato per noi credenti, ed è una fortuna questa, è stemprato dalla speranza, dalla certezza che siamo chiamati alla vita piena, alla vita eterna. Un continuo via vai all'interno del cimitero comunale di Andria, con migliaia di cittadini già giunti tra i viali alberati ed altri che giungeranno nei prossimi giorni per omaggiare i propri cari. Durante la celebrazione invece presenti anche le autorità civili e militari, oltre a tanti fedeli che potranno continuare a riunirsi in preghiera con l'ottavario che sarà celebrato nella cappella comunale cimiteriale ogni giorno dal cappellano Monsignor Giuseppe Ruotolo.